Parliamo con Antonio Candela del Pergo, insomma una bella vittoria meritata, un gran bel Pergo soprattutto nel secondo tempo. Sì, era una vittoria che volevamo a tutti i costi, anche perché venivamo da un filotto di sconfitte importante, da lì ci siamo parlati e abbiamo cambiato rotta ed era importantissimo vincere oggi, anche perché non abbiamo mai fatto due vittorie consecutive. E lo volevamo a tutti i costi, abbiamo giocato una partita contro una squadra comunque che aveva giocatori individuali di qualità, però siamo stati sul pezzo tutti 90 minuti, aggressivi, molto attenti in difesa, importante oggi non aver preso nemmeno un gol e dobbiamo continuare così per fare altri punti e finire l'anno nel migliore dei modi. Una delle cose più positive, insomma, è quello che hai accennato, importanti, soprattutto finire senza prendere gol. Sì, perché siamo una squadra che fa tanti gol, ma anche dai numeri si vede che ne abbiamo presi troppi e quindi era sicuramente importante. Ci lavoriamo ogni giorno della settimana in allenamento e oggi i risultati si sono visti. Per far girare gli episodi a tuo favore, come è successo oggi, è solo una questione di fortuna o è una questione anche di mentalità, di qualcos'altro? Sicuramente la fortuna te la devi andare a cercare. E abbiamo avuto un periodo in cui ci girava male, la palla se doveva entrare non entrava, se dovevamo non prendere gol lo prendevamo. Però è passato, l'importante è che ora gira a nostro favore. E tu, insomma, personalmente stai facendo un ottimo campionato, insomma, sei uno dei punti di forza, come commenti la tua stagione fino a questo momento? No, sicuramente era importante per me fare un anno di continuità dove poter giocare, fare minutaggio e penso per ora stia andando bene e spero di continuare così e fare risultati positivi con la squadra. Guardando la classifica, adesso è migliorata, vi ponete degli obiettivi? Ma sì, è migliorata perché stavamo scendendo di classifica, abbiamo recuperato un po' di punti e il nostro obiettivo primario è sicuramente fare una salvezza tranquilla, poi tutto il resto è di guadagnato.